Ormai è una tradizione per Estate in Appennino iniziare la prima vera settimana delle nostre trasmissioni con la rubrica Estate in Festa, con la festa di Santa Rita. Si è svolta anche quest'anno, l'ultimo weekend di luglio, la quinta edizione della festa di Santa Rita dell'Oca. Una festa che anno dopo anno si arricchisce sempre di più, si riempie di persone, si riempie di novità, si riempie di attrattive nuove per riunire un intero rione in una due giorni di festa, allegria e enogastronomia. La musica da sottofondo ci fa compagnia per illustrarvi quello che è stato una due giorni all'insegna di allegria. Torna anche quest'anno un appuntamento ormai tradizionale per l'avvio dell'estate sull'Appennino modenese, la quinta edizione della festa di Santa Rita dell'Oca, ormai un punto fermo per chiunque voglia trascorrere una sera o un pomeriggio in allegria sulle nostre montagne. Il tutto grazie all'instancabile lavoro della famiglia Ghidi, Roberta, Maria, ma anche il giardiniere Tuttofare, che ha preso a cuore una manifestazione entrata nei cuori di tutti. Qua siamo con una delle protagoniste, Maria. Padrona di casa, la festa di Santa Sagra di Santa Rita dell'Oca si svolge proprio qui, nel cortile di casa sua. Un commento su questa festa, che festa è? È una festa bellissima, che la facciamo una volta all'anno, però bisognerebbe farla di più, perché è troppo bella. È una festa per tutto il paese? Sì, per tutto il paese. Gelmo gondola fuori mago, non si tiran certo indietro, sono tanti volo. Una manifestazione che trova piacere nel territorio, porta tanta gente, ma soprattutto serve ad aggregare anche i piccoli borghi lontani magari dal centro. Sì, importantissimo, perché borgate come quella dell'Oca, grazie a questa iniziativa che è già arrivata alla quinta edizione e in modo in particolare grazie alla Roberta Ghidi, che ha sempre promosso con la sua associazione questa manifestazione, tiene assieme una borgata importante, aggrega e inizia con le iniziative del comune di Polinago per tutta l'estate. Qua abbiamo i poeti ineranti. Di cosa si tratta? Chi sono? I poeti ineranti sono un gruppo strano che è nato per un caso e ci siamo messi insieme perché noi pensiamo che la poesia vada divulgata a tutti. Noi non divulghiamo però la poesia degli altri, divulghiamo la nostra. Siamo in un gruppo abbastanza numeroso e cerchiamo ogni tanto di infilarci di qua e di là e di andare a leggere le nostre cose. Ognuno di noi è diverso dall'altro, ognuno di noi scrive testi diversi, ognuno di noi ha un suo modo di interpretare la poesia e noi pensiamo che la poesia debba essere divulgata a tutti i livelli. E noi siamo convinti che la poesia debba andare a chiunque, non in un salotto elitario dove magari debbano esserci 10 persone e basta. Noi siamo disponibili a leggere in una casa di riposo, in un hall di ospedale, in una piazza, ovunque. Infatti ci costituiremo appunto associazione, perché poi vogliamo andare a fare tutta una serie di poesia sociale e aiutare magari i disagiati e i bisognosi attraverso le nostre letture. Qui siamo con Francesca Iori, assistente sociale di un gruppo particolare di Prignano. Ecco, di cosa vi occupate? Noi ci occupiamo di un gruppo di socializzazione che prevede delle attività che riguardano i ragazzi diversamente abili. Queste attività nascono da un progetto e da delle esigenze delle famiglie residenti presso il nostro comune. Questa sera qui, sabato sera, festa di Santa Rita, siete a divertirvi, insomma. Sì, ringraziamo tantissimo per questa ospitalità che tra l'altro non ci aspettavamo e a noi fa sempre piacere partecipare a queste attività diciamo aperte alla cittadinanza e in questo caso cioè, come super ospiti, nel senso che non ci aspettavamo questa grande accoglienza
e i ragazzi sono molto contenti e come si può vedere stanno cenando e chiaramente noi le attività le facciamo il sabato mattina quasi sempre. Ogni tanto facciamo delle gite in giornata, per l'intera giornata, e sempre di più stiamo cercando di proporre delle iniziative alla sera, perché proprio i ragazzi e magari i genitori o non riescono, e poi anche a loro fa piacere uscire come tutti. Qua siamo con l'artista, l'autore di queste opere. Beh, diciamo, che direi dell'ingegno, insomma, che vediamo, sì, qua davanti. Sì, è arte ingegno, ha perso tempo con roba di recupero, così. Cioè si tratta di materiali di recupero, di scarti riutilizzati? Sì, riutilizzati, adattati, come perché l'hobbistica naturalmente, cioè ti viene in mente una cosa guardandone un'altra e cerchi di copiarla, di adattarla, di modificarla e via. Questo mulino ad esempio va, a differenza di una volta, va a elettricità, però in scala. Però diciamo in scala, è a occhio più che in scala. Ho fatto delle foto nei mulini vecchi che via, poi ho guardato circa, poi ho cercato di creare sto mulino, diciamo che non è il massimo, però macina. La cosa importante è che funzioni, fa la farina. No, la farina la fa e via. Una delle novità della sagra di quest'anno è questi due giochi che Guerrino ci spiega. Ecco, intanto c'è la forma. La forma, che bisogna indovinare il peso della forma, chi ci si avvicina di più vince la forma. Vince la forma, quindi il premio è l'oggetto del gioco. Sì, e là chi si avvicina più all'altezza del prosciutto vince il prosciutto. Ci aiuta così vinciamo noi? Quanto pesa la forma? Non lo so, altrimenti lo vincerei. Ogni anno una novità, un'esposizione, un momento di musica, di poesia, di arte, il tutto infarcito dagli ospiti e dal lavoro in cucina del gruppo di Lavacchio, una vera e propria squadra collaudata che dà a tutti l'appuntamento al prossimo anno. Come sempre Santa Rita può contare sull'appoggio del circolo di Lavacchio, insomma una garanzia da 5 edizioni sempre presenti, sempre a servire più persone pronte a gustare le vostre prelibatezze. Quindi io dovrei dire che questa qua è una tradizione che noi l'accompagniamo per i 5 anni, come ho detto prima. Quindi noi ci diamo molto impegno per portare avanti il nostro tradizionale prodotto tipo di montagna, le nostre crescentine, i nostri borlenghi che possiamo vedere anche fabbricatamente, che vengono fatti proprio artigianale, quindi è una cosa che direi che ho tanta soddisfazione portare avanti questo discorso qua. Quindi con questo vorrei fare i complimenti anche alla dottoressa Ghiddi Roberta, che anche lei ci dà tanto impegno e quindi con l'aiuto insieme stiamo portandolo avanti sia con la gastronomia e sia anche con l'immagine della montagna, e quindi mi fa molto piacere, guardi. Ecco, è bello vedere realtà magari distanti dal punto di vista chilometrico, ma vicine nell'intento di portare la gioia e l'allegria, riscoprire le tradizioni, riscoprire il piacere di stare assieme. Io ho notato dal primo giorno che l'abbiamo fatta a venire adesso, vediamo un aumento sempre continuativo di gente che viene da anche tanta distanza. Io sono molto soddisfatto anche da parte del mio gruppo, che noi lavoriamo, ci diamo impegno, che facciamo tutto da volontariato, quindi non è che facciamo un interesse, lo facciamo per tenere in piedi la nostra tradizione. E qua siamo con l'Anima, l'organizzatrice, colei che ha voluto, realizzato e portato avanti la festa di Santa Rita, ormai giunta alla 5ª edizione, insomma un grande lavoro, un grande successo, una grande soddisfazione. Vero, una grande soddisfazione, anche se è veramente stato decisamente complesso organizzarla. Però a stasera, come prima serata appunto di sagra, posso dire che sono veramente molto contenta, perché la partecipazione non è mancata e le persone hanno fatto veramente sentire tutto il loro affetto e la loro gioia, insomma
il fatto di stare insieme, questa è una cosa molto molto bella. In più, nonostante il periodo particolarmente critico, questa grossa crisi economica che comunque ha colpito un pochino tutti, qui abbiamo veramente avuto il sostegno di tante tante persone, tantissimi sponsor che a tutt'oggi ci sostengono appunto in questa sagra che altrimenti non sarebbe possibile portarla avanti. E poi è una sagra che si rinnova anno per anno, tutti gli anni c'è qualcosina di nuovo, un tassellino nuovo a comporre un puzzle multicolore. Sì. Sì, sì, verissimo. Ogni anno si cerca di aggiungere qualcosa, qualche espositore in più e naturalmente anche qualche spettacolo in più. A gestire piatti e gusti di stagione.